La conduttrice compie oggi 61 anni. La gratitudine della cantante nata ad Amici è sconfinata. Un rapporto speciale quello tra Emma Marrone e Maria De Filippi. La conduttrice, che ad Amici ha scoperto e lanciato decine di talenti, non ha mai nascosto il grande affetto che prova nei confronti della vincitrice della 9ª edizione del Talent andata in onda su Canale 5 nel 2010, contraccambiato dalla sconfinata gratitudine della cantante salentina. Fra loro c'è un legame profondo. Come ha ribadito proprio Emma nel docu-film autobiografico uscito pochi giorni fa su Prime Video, e oggi è la giornata perfetta per ricordarglielo. In occasione del 61esimo compleanno di Maria De Filippi, Emma condivide su Twitter una foto della vittoria ad Amici, avvenuta 12 anni fa. Buon compleanno Mary del mio cuore, scrive, ti voglio bene dal primo giorno e te ne vorrò sempre. Il regalo più grande lo hai fatto tu a me. Emma sarà per sempre grata alla conduttrice, sua talent scout, che ha un posto di rilievo nella sua vita. Ci confrontiamo. Mi sostiene ma mi dice anche quando non è d'accordo con me e con le mie scelte, ha rivelato l'interprete nel film Sbagliata Ascendente Leone. È capitato anche di aver discusso, litigato, ma alla fine rispetta sempre le mie decisioni. Tanti colleghi e volti noti oggi stanno facendo gli auguri a Maria De Filippi. Di buon mattino Fiorello, che l'ha videochiamata e le ha cantato tanti auguri insieme ad Amadeus in diretta su Viva Rai 2. Carlo Conti invece le ha dedicato un post su Instagram in cui augura buon compleanno alle sue sorelline televisive. Lei è Antonella Clerici e anche la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno le ha rivolto un pensiero durante la puntata di oggi.